Ma va vanculo. Bene, mercoledì 18 luglio, Argon Ben in partenza alla volta a Spagna. Sono le 00.01 del 18 luglio. 00 10, 001. mezzanotte de. Ok. Mezzanotte. E però io volevo fare mezzanotte 1 perché poi vedere che partivamo preciso, siamo già in ritardo, porca. E Vabbè, metti play. 0001. Pronti appunto per andare in Spagna, direzione Logroño. Oggi noi partiamo furgone, È Fave, venuto un Pacio, logroño a me sul io ginocchio. mi ho avuto un Logroño sul ginocchio. Porco zio. Arriveremo a Logroño, Spagna, penso per le 18 di stasera, lungo viaggio, ma ce la faremo. È Ci un vediamo, attimo. un attimo, No. sì, un attimino. Devo fermarmi, sai cosa? Là vicino a quella cittadina a prendere le spadrillas. Vai a cagare. Ci vediamo in Anch'io. Spagna, forse. Ciao! Siamo largamente in Francia, al lato destro vedete il riposo del primo autista che ha guidato fino alle 4. Ci siamo fermati in un autogrill appena prima di entrare in Francia. Abbiamo fatto la colazione del campione, così come era il panino, Fabio? Bufalino. Ah, il bufalino, quindi bufala crudo in cottura. È crudo. Perché Logicamente dovrebbe? Red Che Bull, giorni ah, dovrebbe? si è svegliato, Faceva finta in realtà. ormai è mattina, è arrivato il chiaro, siamo, quanti chilometri mancano? 964 km, 964, un attimo, sì. ho le voglia di una bella Ora baguette mi sposto perché ci stanno sotto, abbagliando. una bella baguette sotto hea Vabbè. per Niente. un buon sapore Niente. da svizzero. Nanana, tigre, no, però c'è. Però bello il paesaggio qua. Pini. Case bianche. L'unica cosa che non vedo sono i bidet. Quelli proprio te, non ho neanche l'ombra. Pensavo io uno, però neanche, niente. Niente, proprio l'hanno. Si erano inventati anche loro. Dai, ci aggiorniamo dopo. Ciao. Affrutto alto. Bene, siamo arrivati ormai alla metà del nostro viaggio, mancano ancora 750 km. Cogliamo l'occasione per presentarvi il nostro quarto amico blu, furgone di notevole Fabio e Mingo. Ma va a cagare, furgone di notevole dimensioni. Come potete vedere, anche se tutto c'è stato un po' a pelo, ma va bene così. Quindi scelta ottimale per la dimensione del furgone. Vabbè che è tutto incluso nelle assicurazioni, però vabbè. Dai, ancora un attimino di stretch da qua abbiamo in quadra dove abbiamo investito un potere dattilo. Sono i pezzi di intestino sulla scritta Iveco. Ancora un po' di stretching e dopo ripartiamo, che è ancora lunga, ancora circa 8 ore di viaggio, ma magari ci fermeremo un po' al mare e andiamo a vedere cosa c'è. Ah, San Pamplona, Sebastian sul Pamplona e mare. San Sebastian. Mi sembra di sì. San Sebastiano e Ben Sebastiano Pamplona, e Pamplona. Pamplona. Famosa per le Pamplone. Pamplone. Che vincente.
ormai quasi ci siamo, sono le 2:30 del pomeriggio quasi. Ci siamo fermati a mangiare quando era il servizio in Francia, alla trattoria Il Curvone. Ma attenzione, attenzione, attenzione! C'è un fuggitivo dalla Coppa Cobra. Proprio qui in Francia, alla trattoria Il Curvone. Notare lo sprint, la foga con cui, col colpo di gambe, le ultime forze, vuole vincere e pisciare. Che vero, vai in discesa. Sono le strade di corri veloce come me. Vai in discesa. Attenzione. Puccionini. Dio buono. Vabbè, dai, questi sono gli effetti di assenza delle 14 ore di sonno. Dai, ora ripartiamo alla volta della Spagna. Manca poco al confine. Basta. Dai, ci vediamo, ci aggiorniamo. Telecamera, come va? Bene? Tutto bene, sì, a parte che sono sveglio da più ore che sono vivo, però sì. Vabbè, capita. Vuoi andare in Spagna? Questo è la nostra partenza. E niente. Siamo arrivati tutti, mi raccomando. Arrivati tutti. Tutto bene, non è tutti successo i documenti, niente. Tutti i carte d'identità, tutti i biglietti. È successo bene. Lui, quando è bresciano, ce lo portiamo dietro. Lui ha anche un mezzo, sì, mezzo brescianotto, anche te. Mezzo, intero? Io intero. Che tu. Che banda multietnica che siamo. Niente, ci vediamo all'arrivo e a presto. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.
una benedizione al Mario. Prima giornata andata, ci siamo alzati presto questa mattina alle 9. Dopo 24 ore non stop di ieri, e questa mattina per noi giornata libera, data che non andremo a Madrid. Dove andiamo? Andiamo oggi? Piscina? Oggi giornata impegnativa. Ho scoperto che c'è un parco acquatico qua vicino, quindi andremo a depositare le terga sull'erbetta del parco acquatico. Ci vediamo dopo, ciao! Adesso sono già a Madrid e noi per problemi di orari così via dei treni non siamo andati, allora che sfiga. Sfortuna, vero? Abbiamo sfiga. Risolto con una visita guidata alle piscine municipali di Lorone. Buon Arturo di coglioni, però ho detto che la guida è simpatica, ecco. Sì, esatto, ci vogliono un paio d'orette, tre, no, l'una e mezza sicuramente dobbiamo stare qua, però forse anche di più perché c'è l'orario continuato e visiteremo anche questo monumento che è qua dietro, poi bianco e blu. Faremo sapere, faremo una visita lì, insomma. Poi c'è un bellissimo locale dove danno delle cose da mangiare, quindi vabbè, poi vi teniamo aggiornati. Col cazzo, ciao! Piazza di Spagna. Forte! Vieni davanti! Allora, voce! Devo ricominciare? Allora, siamo a Piazza di Spagna. Basta! Brava, non siamo proprio così ignorati neanche noi. No, siamo culturali. No, cerchiamo di non... Io voglio cantare esta canción, io voglio cantare esta canción para mi gente. Con una pasión tan fuerte. Cacca real. Sindaco, cosa per il concerto? No, Simone proponeva di fare il concerto. No, è troppo caldo perché il giorno assorbe troppo il calore, no? E la sera e poi la rilascia sera. Io suonerei sul è cavallo. È la stessa scusa. Sul cavallo, guardiamo il cavallo al contrario della cosa. Rispetto a Filippo III, quel chi è? Filippo III. La statua in bronzo attira il calore. Filippo, dov'è Filippo? Filippo. Guarda che c'è un tuo antenato sul cavallo là in cima. Filippo III. Un attimo di paura, che cazzo ho mangiato?
ce l'abbiamo fatta. Sentiamo abbraccione di gruppo. Abbraccione di gruppo. Tutti. Vai. Ci siete amati. Abbraccione di gruppo. Diga, mira il dito. Vai veloce. Oh, la primera, la primera. Ciao Sara. Michele, Sara. Hola. 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 Ciao. Olé. Ciao. Ciao. Hola. Senti che filma? Senti che filma? Bacio, bacio, bacio! Bacio! Bene? Bacio! Siete stanchi? Siamo tutti provati. Ciao, ciao. Siamo un po' provati, sì. Siete stanchi? Bastante, bastante. Abbuffatevi, quella lì è la... Ciao, ciao! È la fine del video. Sei sopravvissuto alla giornata. Ciao, tutto bene. Ciao, ciao. Ciao, ciao Ricky. Niente, questi ha deciso di stare sul pullman. E vabbè, dai, adesso. No, non è vero, voglio tornare in casa. Siamo arrivati! Ce l'abbiamo fatta! Dani, ce l'abbiamo fatta! Possiamo andare a bagnare! Olè! Ciao Simone! Ciao! Oh maestro! Sono e poi una partitina a squash, a padel. È tipo una specie di tennis con le racchette diverse. No. E poi bocce. Bocce preferisci? No, bocce. Meglio bocce che squash. Va bene. Bocce. Niente, andiamo a mangiare. Ciao a tutti! Buongiorno. Chi si trucca si fa belle per la cantina a Bilbao. Allora la veniamo qua di far casino con la trompa.
Thank you.
niente, finita anche questa avventura, avventura spagnola. Qua siamo in zona Salamanca, potete vedere un paesaggio molto bello, interessante. Abbiamo appena superato un mega parco divertimenti per mountain bike, dove verrò io con Paccio e Al Pacino. Yes! Sicuramente. Magari mercoledì o giovedì, non prima perché mi è scaricato. Comunque, riassumendo, è stata una 4 giorni, una 3 giorni per gli altri, molto intensa, molto bella, ricca di emozioni. I posti che abbiamo visto sono stati bellissimi, abbiamo fatto un bel concerto, anche se sì, magari all'aperto la resa è stata magari meno di quella che ci si aspettava, però tutti contenti, abbiamo mangiato e bevuto come delle merde, mi vergogno che di me stesso, mi ho lasciato il segno anche qua, io no. Ma che mi ha chiamato a me, la Martina per la merda, ma sono il fichaje, io sono ufficialmente il fichaje della banda di San Paolo d'Argon, cioè l'idiota del villaggio della banda. Io, colpito, giullare di corte. Giullare di corte. Vabbè, quindi niente, di ritorno dal nostro viaggio, siamo appunto quasi a Barcellona. Quasi. 277 chilometri. Siamo quasi a Barcellona, 277 chilometri. No. Niente, ci sentiamo più tardi, ci aggiorniamo se c'è, se è il caso di aggiungere qualche cosa, ma direi che è così. Io non so se mai questo finale verrà messo nel video, se ci sarà un video, anche perché abbiamo iniziato belli carichi, ma dopo per varie vicissitudini abbiamo dovuto interrompere il videolog. Cazzatissimo, cazzata, eravamo impegnati a mangiare e bere, non c'era tempo, non potevamo prendere in mano la, una macchina, la, come si chiama? Questa, Sony. La Sony. C'è un nome tecnico. HDR V200. Ok, la Sony HDR V200 con le mani VR. A 200 VR con le mani unte bisunte di pincio, se surro, se quindi Sony, se vedi questo messaggio, se vuoi mandarmi la nuova X3000, a me va benissimo, te la testo io. Cioè, fare ting, esatto. Messaggio pubblicitario sponsorizzato. Comunque dai, un po' di materiale fotografico c'è, vedremo di raccoglierlo in qualche modo da qua all'anno prossimo, mio tempo. Facciamo di qualcosa, il nostro autista? Sono super concentrato. Super concentrato, devo dire che lo trovo un po' più rilassato. Vede, sta distratto perché a chi c'è mucho traffico. Do macchine. Do macchine, che in caso di un giro. Va su macchine. Però dai, Reggio. Ok, la squadra di viaggio alla guida della furgonetta. Hasta luego. Mi saluta. Hasta luego. Come fa quando fa l'uomo? No, troppo lenta. Cosa? Gina. L'hai sentita? Era più bello. Ah no, mi sembra. Poverino. È nuovo.